accontentarti del mediocre se hai l'eccellenza a portata di click. Eccellenze a Camporeale, un portale dedicato ai prodotti dell'agroalimentare e dell'artigianato della nostra terra, unica nel suo genere, Camporeale. Un progetto comune nato da un gruppo di cittadini e di imprenditori con la passione per il particolare e per la propria terra, che vogliono far conoscere e condividere solo le eccellenze della propria comunità. Un portale facile da navigare, dove ogni prodotto o servizio viene descritto con cura e può essere acquistato in totale sicurezza. Vi basta un click e contatti direttamente il produttore. Tutti partner selezionati con cura per affidabilità e qualità, pronti a rispondere ad ogni vostra richiesta. Agricoltura, commercio, artigianato. Una vetrina dedicata ai migliori prodotti e servizi. Carni, salumi, formaggi, pizza, pasta, vini, prodotti a chilometro zero. E ancora, infissi, porte, arredamenti e design, lavorazione del vetro, metalli ed edilizia. Tutti i prodotti agricoli e dell'artigianato locale realizzati con estrema cura ed dedizione. www.eccellenzeacamporeale.it, una piattaforma multicanale che supporta le eccellenze a Camporeale. Non accontentarti del mediocre, se hai l'eccellenza a portata di click. Formazione ed istruzione, perché solo la conoscenza rende liberi. Servizi alla persona, perché vi è più gioia nel donare che nel ricevere. Ricerca e sviluppo, perché nella ricerca alberga lo sviluppo, il solo in grado di rendere abili di scegliere. Progettazione ed erogazione di servizi di promozione, marketing e comunicazione, perché nel comunicare spesso si nasconde la soluzione. Associazione Progetto Giovani, innovativi per tradizione. Dal 2007 Medi Networks offre alle aziende e ai privati sistemi di connessione evoluti, basati su tecnologie che permettono di far arrivare internet veloce ad Alcamo e in tutta la Sicilia. Offriamo soluzioni su misura e ti assistiamo passo dopo passo per migliorare l'operatività della tua azienda e connettere la tua casa senza DSL alla rete internet veloce. La nostra rete è senza cavi e portiamo la banda larga ovunque, grazie ad una tecnologia che permette di raggiungere anche zone non coperte da servizi di connettività tradizionali. Potrai telefonare e navigare senza linea fissa o abbonamenti telefonici ad altri operatori e con tempi di attivazione immediati. A noi bastano 2 ore. Medi Networks, tecnologia evoluta che cresce insieme a te. Medi Networks, il tuo internet service provider di fiducia. Internet a banda larga a partire da 10 euro al mese. Connessioni in fibra 100 MB in promo a soli 23,80 euro al mese. Medi Networks, il migliore servizio al miglior prezzo. Chiama ora allo 0924 51 45 61. Per lasciare un mondo migliore ai nostri figli. Per risparmiare soldi ed energia. Per portare la luce del sole nelle nostre case. Perché cambiare si può. Perché non è ancora troppo tardi. Lemon Sistemi. Tutti i colori dell'energia. Signori e signori, buonasera. P-Web Radio in collaborazione con Video Sicilia, canale 93 del digitale terrestre, presenta A Bordo Campo, sesta puntata. Un programma sportivo a cura di Daniele Sporchia da Bergamo, Elia Liuzzi da Barletta in Puglia, Luca Iacaruso Torino, Davide Pagani Svizzera, Emanuel Nicolazzo Tenerife. Loro sono i ragazzi di Kalinic Borini ed altri supereroi. Presenta la puntata di questa sera Daniele ed Elia. Buonasera a tutti e bentornati a Bordo Campo, sesta puntata. Non perdiamo tempo e presentiamo subito i miei ospiti. Come già detto da Paolo, con me stasera il mio fido scudiero Elia Liuzzi. Ciao Elia. Ciao. Come tutti i mercoledì abbiamo un ospite speciale con noi e stasera c'è Nicolò Scalfi, che tutti ricorderete come il campione storico di Caduta Libera. Ciao Nicolò. Ciao a tutti, ciao. Allora, iniziamo subito con una domanda tagliente per Nicolò, visto che quella che è appena passata è stata l'ennesima giornata che ha accorciato la classifica di Serie A. La classifica si è ulteriormente compattata, c'è un Inter che non scappa semplicemente perché non ha giocato per i tanti positivi al Covid, e dietro l'Inter però vince il Milan, che consolida il secondo posto, ma dietro, Nicolò, è veramente una accozzaglie di squadre che continuano ad avvicinarsi. Ti faccio subito una domanda secca, intanto chiedo alla regia la prima grafica, la grafica numero 1. Secondo te, se dovessi fare 4 nomi per la corsa Champions, tenendo conto che l'Inter lo diamo penso per scontato, chi ci metteresti insieme ai nerazzurri? Allora il Milan al momento lo metterei, perché comunque sulla lunga prospettiva la vedo. Ha già passato i suoi momenti difficili, quindi penso che sia una buona squadra sudata. La Juve, io l'ho sempre vista quasi la favorita, però ultimamente anche le mie capacità da gufo sono quasi inutili, perché sta buttando via punti, quindi rischia. Diciamo l'Atalanta poi secondo me è quella che metterei di più a cuore, perché è quella che gioca meglio, quindi secondo me può tranquillamente farcela l'Atalanta anche quest'anno, soprattutto viste la grande striscia di prestazioni. Quindi se dovessi magari provare a togliere la Juve, non me ne vogliono gli juventini, potrei inserire forse un Napoli a sorpresa in risalita. Quindi, insieme a Juve e insieme a Inter, Atalanta e Milan. Napoli, il tuo colpo a sorpresa sarebbe far fuori la Juve praticamente. È quella che spererei, però vabbè, che diciamo che vincano i migliori. Poi l'Inter al momento è strafavorita, però è dura, è lunga, quest'anno sarà, penso che comunque le sorprese non siano ancora finite, perché su 10 giornate può succedere sempre l'impossibile. Quindi chiedo a Paolo se ci mette la seconda grafica, che è quella della parte alta della classifica, per vedere un attimino insieme come si sta sviluppando la cosa. L'Inter vede ridurre da 9 a 6 il vantaggio sul Milan, come già detto semplicemente perché ha avuto 3 positivi al Covid in pochi giorni e l'ASL ha bloccato la squadra di Conte, quindi non ha giocato. Il Milan è riuscito ad accorciare, Milan che grazie alla clamorosa sconfitta della Juve riesce a respirare un attimino e prendersi il secondo posto in solitaria. Dietro, come abbiamo appena finito di dire, è stata veramente una continua rincorsa. Inizierei ad analizzare la prima grande partita delle coinvolte in questa lotta, con Hellas Verona-Atalanta. Elia, cosa vuoi dirci su questa Atalanta che ha la fama di fare dei gironi di ritorno che sono qualcosa di clamoroso? Ci sarebbe un po' da rubargli qualche preparatore atletico, secondo me, perché questa capacità di corsa continua che hanno senza mai abbassare il rendimento, anche in momenti difficili della stagione come può essere la seconda parte, dove magari fisiologicamente tra coppe e tanti impegni si possono ridurre le energie. Detto ciò, questa secondo me era una sfida complicata, perché l'Hellas comunque è una squadra ostica, anche se comunque c'è da dire che è una squadra che non ha praticamente più nulla da chiedere al campionato, perché non ha ambizioni di Europa League, perché gli sta, mi sembra, più di 10 punti dalla Roma, e quindi è stata, secondo me ha vinto quello più che la gran prestazione che avrebbe potuto fare il Verona. Però l'Atalanta è sempre squillante. Nicolò, tu te la saresti aspettata questa vittoria dall'Atalanta fuori casa, l'ennesima di questa serie che ormai sta diventando abbastanza lunga? Beh, allora, diciamo, io me l'aspettavo, però non per capacità, cioè, penso, anche all'andata, soprattutto visto il risultato dell'andata, io più che altro ho visto 2-0 andata, non stecca ancora, soprattutto come ha detto Elia per le motivazioni, cioè adesso al momento l'Atalanta ha tanti obiettivi, il Verona sì, aveva questo sogno dell'Europa, ma ormai penso che sia definitivamente abbandonato. Poi non ha fatto la sua partita anche il Verona, ma l'Atalanta quando gioca, cioè, non ce n'è stata, è la superiore, quindi è riuscita poi a passare, è finita. Diciamo che l'Atalanta, ditemi voi se sto sbagliando, è un pochino quella squadra che quando riesce a mettere quel ritmo, quella corsa, sopperisce nettamente a qualche magari mancanza tecnica, perché secondo me se prendiamo in esame la rosa dell'Atalanta non è sicuramente superiore, anzi forse anche inferiore, specialmente dopo il trasferimento del Papu Gomez, diciamo la messa da parte di Ilicic. È una squadra che rispetto a Milan, Inter, Juve, eccetera, eccetera, ha qualcosa in meno. Però ha questa corsa e questo tipo di gioco che la rendono effettivamente inarrestabile. Siete d'accordo su questa cosa? Nicolò? Sì, diciamo in parte, nel senso che comunque ci sono giocatori che secondo me sono anche tecnicamente bravi o comunque dei grandi prospetti. Poi la differenza magari più che altro sta non tanto nella rosa, nel complesso, ma nelle stagioni che ha saputo inanellare facendo buon mercato, dando via giocatori che si pensavano, diciamo, insostituibili, e invece ogni anno è riuscita a dimostrare che, anzi addirittura riusciva a tirar fuori una rosa ancora più completa. Poi merito che sia di Gasperini o della società, io propendo più per la società, anche perché al vivaio probabilmente migliore d'Italia ha vinto anche la questo sicuramente prima. Quindi quello fa tanto, secondo me è anche un messaggio positivo per l'Italia che piano piano dobbiamo iniziare più società a investire anche nei vivai per non trovarci poi in situazioni come quella dell'uscita del mondiale con la Svizzera, che è stata abbastanza pesante. Eli, se tu dovessi scegliere 3 giocatori dall'Atalanta che metteresti in un top team e che vedresti con lo stesso rendimento, chi metteresti? Soprattutto metteresti qualcuno? Perché la fama dell'Atalanta è quella che vendi i suoi giocatori a peso d'oro e dopo magicamente non hanno più lo stesso rendimento, tolto forse che sì, che sta tornando con noi milanisti un pochino ai suoi grandi livelli visti nero-azzurro, gli altri un pochino stentano. È una domanda spinosa, perché i giocatori dell'Atalanta sono famosi per dare il 200%, poi escono dal contesto e diventano cristante, quindi secondo me ci sarebbe un po' da fare una pesa. I giocatori che personalmente penso potrebbero dire qualcosa anche fuori dal contesto sono Muriel e Pessina. Muriel semplicemente perché ha sempre dimostrato di essere un giocatore di grandissima qualità, semplicemente era un po' da prendere mentalmente. Gasperini queste cose le sa fare, nonostante la sua voce, che non so come riesca a motivare i giocatori, però diciamo che sicuramente è un giocatore che in un top team secondo me ci starebbe, non so se come titolare. Pessina secondo me è un utilissimo giocatore perché fa tanti ruoli, li fa tutti bene, è uno che ci mette sempre costanza, anche lui non so però quanto possa essere un titolare. Passiamo alla seconda partita da prendere in esame, ovvero Juventus-Benevento, che è stata un attimino quella partita che ha un pochino spiazzato tutti, perché chissà quante schedine sono andate in frantumi per Juventus-Benevento, anche solo per chi aveva scommesso in un gol della Juve che non è neanche arrivato. C'è un Cristiano Ronaldo che dopo lo sfogo di rabbia contro il Cagliari ha avuto questa forte battuta d'arresto contro il Benevento. E diciamo si sono aperti 2 casi, ovvero quello Pirlo allenatore, che già come ci hai detto prima Nicolò dalle parole iniziali non mi sei sembrato molto fiducioso nei confronti di Pirlo, dato che hai messo la Juve fuori dal quarto posto, e quello CR7. Inizierei con quello di CR7. Secondo te Nicolò, CR7, quindi Cristiano Ronaldo, un peso o un vantaggio per una squadra come la Juve? Tenendo conto anche dello stipendio e tutto nella globalità del suo personaggio. Beh, allora partiamo dal fatto che comunque al momento è oggettivo che non sia stato sicuramente un acquisto riuscito, nel senso per le premesse che c'erano. Poi che da qui ad altri anni, se lui rimanesse alla Juve, possa far bene, penso siano tutti d'accordo. Sicuramente secondo me non è un peso per la Juve, ma a livello economico è una scommessa, nel senso che se non arrivano trofei a breve, per forza di cose sarà giudicato un po' come da noi. Mi ricordo Balotelli al Brescia l'anno scorso, dice una scommessa, la perdi. Balotelli è durato un anno, Cristiano è già il terzo, però sarà anche il tempo. Io, cioè, fiducia Pirlo, tu parlavi, io non ho detto, ho messo escluso la Juve, ma più per se volevamo fare un azzardo. Io, cioè, in Pirlo non ho visto tanti difetti, se poi è il mio parere, però non penso che la colpa sia sua, diciamo. È più un problema di entrambe le parti, la squadra che ha in mano e la gestione societaria quest'anno. Affidandola a lui alla prima esperienza, non penso che lui abbia tutte le colpe. Poi ha sbagliato sicuramente, questo da tecnico lo saprà anche lui, quindi se lo confermano, però secondo me l'anno prossimo con un mercato magari adeguato potrebbe essere anche una scommessa poi vinta, però è rischioso questo sicuro. Quindi Nicolò, provando a interpretare le tue parole, tu sei più dell'idea che Pirlo fa quello che può, ma il vero problema è che la Juve comunque è una squadra che è arrivata un pochino a fine ciclo, giusto? Grandi senatori che ormai non ne hanno più, giocatori in campo, però non è solo sempre un reparto, è secondo me tutto l'insieme della squadra che quest'anno è stato di colpo evidenziato, evidentemente alcune lacune che già negli scorsi anni si stavano creando e non sono state tappate adeguatamente. Quindi anche un giocatore come Kulusevski è molto giovane, è normale che non ti va lui a risolvere un problema in un reparto. Ti faccio un'altra domanda. Sei d'accordo forse che la Juve nel corso di questo ciclo, da quando ha vinto il primo scudetto arrivando fino ad oggi, non è mai riuscita ad avere tutti e tre i reparti ben organizzati contemporaneamente? Cioè, mi spiego, quando ha vinto magari il primo scudetto, i primi scudetti, aveva un centrocampo che forse non è più riuscito a replicare con Pogba, Pirlo, Marchisio, Vidal, però gli mancavano gli attaccanti. Quando sono arrivati gli attaccanti ha perso qualche centrocampista, quando ha avuto i centrocampisti poi anche i difensori tipo Chiellini hanno avuto tanti infortuni, Bonucci è un po' andato in difficoltà. Sei d'accordo su questa cosa? O... Assolutamente sì, ma è quello il difficile del calcio, penso, arrivare ad avere in un'annata, oltre alla fortuna che ci vuole sempre per vincere un trofeo magari come la Champions League, però arrivare ad avere proprio quella solidità che dici quest'anno è il suo anno di questa squadra. Ma anche quando la Juve è arrivata in finale, io dico sempre l'unica col Barcellona, quell'anno secondo me poteva farcela, poi il Barcellona è stato più forte perché in finale un tridente come Neymar, Messi, Suarez, cioè era da sé solo, bastava... Tre bravini direi. Poi se la Juve fosse girata meglio la finale parlavamo di un'altra cosa, però quell'anno secondo me è la squadra che più si è avvicinata, anche perché è riuscito a trovare Tevez a pochissimo e Morata stesso, due grandi acquisti. Poi il centrocampo se l'aveva già, la difesa era quella che era da anni, quindi quell'anno si è quasi avvicinata all'obiettivo. Poi senza la giusta fortuna, senza magari il giocatore o l'episodio, è difficile poi vincere una competizione così. Sicuramente quest'anno invece i problemi sono molti di più rispetto ad anni fa magari, soprattutto poi quando è il centrocampo, che è il reparto, si dice sempre, più importante, i problemi vengono a galla magari prima. Sono d'accordo con te. Adesso, prima di chiedere a Eli il suo parere su Pirlo, vorrei far vedere un suo meme. Chiedo quindi la grafica 4. Abbiamo un Pirlo, ve lo anticipo intanto, che si carica in versione bugo, che dopo Eli, dopo Benevento, è rimasto un attimino basito, no? Che è rimasto un po' spiazzato. Non si aspettava neanche lui questa sconfitta, però... è stato uno sconfitto secondo me meritato, non tanto perché il Benevento alla fine ha fatto la partita della squadra promossa che incontra la prima in classifica, adesso gioca in ripartenza e contropiede, ma tanto per quel passaggio incredibile di Arthur, che è un assist luminario di quelli alla Xavi, diciamo, solo per la squadra opposta. Secondo me Pirlo è troppo inesperto, cioè non lo reputo un allenatore scarso per il futuro, ma è sicuramente un allenatore inadatto adesso, soprattutto è quel tipo di allenatore che ha bisogno molto del collettivo, quindi magari i CR7, i Dybala, i solisti, diciamo così, mettiamola in questa maniera, non fanno molto al caso suo. Lui avrebbe bisogno più di una squadra che magari anche meno forte, ma che risponda ai suoi dettami tattici. Però secondo me non è pronto per un'avventura del genere. E quindi faccio una sintesi dei vostri due pensieri. Diciamo che un po' l'inesperienza di Pirlo, che arriva in una Juve che sicuramente non è più quella degli scudetti di Allegri e di Conte, hanno fatto un mix letale che alla fine sta mettendo la Juve nettamente fuori dai giochi scudetto. Possiamo riassumerla così? Sì, esatto. Allora, detto questo, prima ci tenevo a dire una cosa su Cristiano Ronaldo, perché girano delle sorte di false verità, no? Del tipo, c'è la convinzione che Cristiano Ronaldo non sia stato un investimento sbagliato perché le magliette o gli sponsor avrebbero ripagato Cristiano Ronaldo alla Juve. Però va sfatato un pochino questo mito, perché è vero che le magliette di Cristiano Ronaldo alla Juve hanno venduto per milioni e milioni di euro, cifre che superano nettamente la cifra spesa dalla Juventus per acquisire cartellini. Però ragazzi, cioè, bisogna capire che l'Adidas dà già dei soldi alla Juventus per la loro sponsorizzazione, quindi i soldi delle magliette teoricamente e praticamente vanno anche all'Adidas, cioè l'Adidas se vende 90 euro di maglietta dovrà tenerseli per mangiare, per pagare le proprie spese, non vivono di amore per Cristiano Ronaldo, quindi... Fatto sta che Cristiano Ronaldo proprio a livello di bilancio in questo momento, specie perché l'obiettivo top che era la Champions League non è stato raggiunto, sta diventando un forte peso di bilancio, anche perché la Juve sta ricapitalizzando parecchio dei buchi che si stanno formando appunto nel bilancio, quindi non è tutto oro quel che luccica e inizia a vedersi questo non brillare come un tempo di CR7, ma andiamo avanti con quello che è stato un pochino il big match di quest'ultima giornata, ovvero Roma-Napoli, una sorta di quasi spareggio Champions, anche se a prescindere dal risultato nulla è chiuso. Il Napoli che vince 2-0 con doppietta del ritrovato Mertens. Nicolò, te l'aspettavi questo risultato? Ma allora anche dalla schedina che avevo messo purtroppo no. Non ti ha detto bene questa giornata. Mi aspettavo lo 0-2, magari una partita da gol, capito? Poi che vincesse la migliore, anzi sul Napoli comunque c'erano magari dei buoni segnali, aveva riposato in settimana rispetto alla Roma, però poi soprattutto il primo tempo subito messa in ghiaccio e poi la Roma ha fatto veramente poco se non il palo di Pellegrini. Però il Napoli per assurdo non l'avevo visto in forma in questo periodo, adesso ha tirato fuori 2 o 3 prestazioni degne di nota, quindi è anche bello forse di questo campionato che è molto, molto a sorpresa. Sì, cioè non si fa in tempo a dar per morta una squadra che tempo 2 giornate te la ritrovi praticamente tra i piedi. E lì tu te l'aspettavi questa vittoria e questo risorgimento, se così si può chiamare, visto che siamo anche in tema pasquale del Napoli di Gattuso? La vittoria sì, perché la Roma non vince uno scontro diretto neanche se dovesse giocare con la primavera della squadra rivale, quindi credo che questo sia assodato. Il rilancio del Napoli nel senso non credo che il Napoli sia una squadra ben allenata. Ho visto anche la partita con la Roma e francamente ho visto più un esporsi molto dei singoli, cioè Mertens ha fatto una gran partita, Zielinski ha fatto una gran partita, quindi nei singoli il Napoli, come sotto gli occhi di tutti, è veramente una squadra molto 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 forte che meriterebbe sicuramente più della posizione in cui è adesso. Quindi il rilancio del Napoli ce lo si poteva aspettare nel momento in cui il Napoli ha recuperato dei giocatori fondamentali come per esempio appunto Mertens. Però diciamo che secondo me, non essendo allenata benissimo, qualche situazione critica c'era, quindi è una squadra che secondo me vivrà sempre così di picchi di prestazione dei singoli che la porteranno in alto, ma non sempre si riuscirà a sopperire con questa la mancanza tattica e quindi ci saranno anche altri picchi come ci sono stati ora. E lì, già che ci siamo, chiedo a Paolo se ci fa vedere la grafica e il meme, quindi numero 5, che rappresenta una scena ormai famosa, no? sui social. Eli, la lascio a te, visto che hai fatto anche tu questa. Alla fine è un po' double falso questo meme, perché come si ritrova così in basso, come si ritrova così in alto dopo prestazioni così brutte, non si sa, quindi è un meme a interpretazione. Per non offendere nessuno, cioè ognuno lo prende come vuole, se lo fa andare bene, diciamo che comunque noi l'abbiamo sempre detto, inizio stagione il Napoli era una delle nostre favorite per la top 3, perché non so se sei d'accordo Nicolò, come rosa, anche se poi ci sono state delle defezioni importanti, è una delle squadre sicuramente più complete. Sicuramente, ma infatti molti accusano Gattuso proprio probabilmente per questo, perché rispetto magari a un Gasperini che la rosa vale di meno sulla carta, il Napoli si aspettava qualcosa di più, però Io sono dell'idea che Gattuso abbia il suo stile di gioco, che magari non è adatto al Napoli, questo sì, però che sia un allenatore mediocre, o che io non l'ho sempre difeso. Comunque i suoi trofei li ha anche portati sia in piazze come Milano che Napoli, quindi alle prime, tra l'altro alle prime esperienze, parlavamo prima di Pirlo, quindi io sono dell'idea che magari sì, il Napoli potrebbe avere un tecnico più adatto, però al momento Gattuso, come ha detto Elia, sta facendo il suo, poi ci saranno picchi di prestazione, ci saranno giornate poi magari dove mancava Osimhen, mancava Mertens, mancava Lozano e magari ti manca o Koulibaly o Manolas dietro, diventa difficile, però a centrocampo secondo me è veramente nella top 3 sicuramente, e anche in attacco ha un tridente, poi adesso quest'anno con l'arrivo di Osimhen più vario, quindi sì, si sono permessi di tenere Milik in tribuna 6 mesi, una gran cosa, esattamente. Politano, che io amo, da impazzire, l'hai preso al fantacalcio. Io ovviamente il numero 21, io sono un po' il talent scout dei numeri 21, e no, Politano sono un mio fedelissimo. Tra l'altro ti dico la nostra su Gattuso, noi che l'abbiamo vissuto da milanisti, Gattuso non l'abbiamo apprezzato tantissimo proprio per quel tipo di gioco. L'idea che ci siamo fatti su Gattuso è che sia un allenatore che va bene in situazioni magari confusionarie, cioè sia il Milan sia il Napoli, quando lui è subentrato a situazioni di difficoltà, è sempre stato bravo a mettere ordine, a avere le idee chiare, a dare quella grinta, no? Quella voglia, quel senso di appartenenza che poi rilanciano le squadre. Quando si trova lui a dover un attimino orchestrare il tutto da zero, noi lo vediamo un pochino in difficoltà. Poi sono punti di vista, sembra addirittura da quanto si dice sui giornali di Napoli che l'anno prossimo ha già il destino segnato, ovvero a fine stagione non verrà confermato, e vedremo. L'importante per noi milanisti, anche se è una trasmissione che non è di parte milanista, noi speriamo che quest'anno resti dietro il Milan, poi quello che succede succede, in bocca al lupo a tutti. Passiamo all'ultimo big match di giornata, che è quello che ci riguarda più da vicino, ovvero Fiorentina-Milan. Milan che era chiamato a battere un colpo, l'ha battuto bello forte, perché comunque c'è stata una bella reazione dopo lo svantaggio, e mi attacco subito a te, Nicolò, chiedendoti sempre se ti aspettavi questo Milan, e se pensi che questo sarà il Milan che vedremo da qua a fine stagione, o se ti aspetti nuovi alti e bassi come ci ha abituato in questo ritorno. Allora, personalmente non me l'aspettavo questa giornata, soprattutto la reazione sul 2-1. Io ho guardato la partita, ho detto non vince, invece alla fine ce l'ha fatta. Però cosa avevi scommesso? No, non ce l'avevo questa. Okay. No, anzi, sì, no, ce l'avevo, avevo 1-2 ospite, però avevo già perso la schedina il giorno prima, quindi l'ho vissuta. Quello che succedeva. Il giorno dopo l'ho sbagliato tutte, quindi va bene. E no, non mi aspettavo infatti il Milan che facesse 3 gol, però sai, sulla partita se si mette 2-1, se la vuoi vincere deve fare per forza 3, ce l'ha fatta con merito, quindi poi soprattutto alcune prestazioni, ho letto anche le vostre pagelle, notevoli. Poi ci sono quelli che stanno brillando di meno, però quando il collettivo esce come domenica, la speranza c'è che il Milan torni sicuramente a giocare meglio. Poi, come abbiamo detto, ha pagato le defezioni, perché penso sia stata la rosa, avete sottolineato voi, più colpita tra Covid e infortuni vari. Una strage. Però vabbè, alla fine forse anche questo ha temperato un po' i giocatori che si sono responsabilizzati, quindi sicuramente io la vedo da qui a fine anno che possa dire ancora qualcosa il campionato, e appunto soprattutto perché non è finito, secondo me è ancora lunga, quindi si vedrà. Prima di continuare a parlare di Milan, apriamo una parentesi con la tua persona, col tuo personaggio, Nicola, perché tu sei stato il super campione di caduta libera, ti sei definito il primo anno il Piątek di caduta libera, o il secondo forse ti eri definito? No, beh, sì, diciamo che è un anno unico, e c'è stata la pausa a metà stagione. La cosa era nata per un mio amico che aveva il giocatore al fantacalcio, allora tra le varie esultanze che c'erano state, ma casualmente c'era stata anche quella, e è nata in redazione così, mi hanno detto ma perché non lo rifai, che comunque aveva avuto successo Piątek in quel periodo. E allora ho cavalcato l'onda, ho detto dai, ci sta come esultanza, era piaciuta, e è nata così. Poi iper assurdo, mi hanno fatto notare sparavo di più io di Piątek che nella realtà nella seconda parte, però è andata così. Quindi di poi la domanda è: ti sei pentito di aver risultato come Piątek, per come ha giocato Piątek da quel punto in poi? No, assolutamente, perché comunque poi ormai è diventata un po' una parte di me anche quella, quindi è un bel ricordo. Poi adesso non è più neanche in Italia, quindi è passata un po' anche la moda. però no, sì, ai tempi era del pistolero per l'Italia, ti chiedevano me la fai ti senti un po' un calciatore. Io che coi piedi non li ho troppo buoni, almeno risultavo fuori in un altro modo. Invece tu, Nicolò, vuoi dirci, sei tifoso del... Io del Brescia assolutamente, infatti c'ho dietro anche un po' di sciarpe, oggetti vari, però diciamo essendo in Serie B seguo quindi anche la Serie A ogni anno un po' con diciamo simpatie diverse in base anche al merito, però il tifo rimane per la mia città. E Nicolò, allora, già che siamo in tema, ti faccio qualche domanda su di te prima di continuare col Milan, per staccare un attimino, per rompere un pochino il ritmo e la monotonia della Serie A. Progetti tuoi personali? So che ti sei dedicato un pochino alla musica. Sì, si può dire, diciamo, mi è sempre piaciuto scrivere dai testi normali ai testi musicali, e quindi quando ho provato la prima esperienza l'anno scorso mi sono trovato bene sia col ragazzo che mi faceva, diciamo, le basi, e anche con lo studio ho detto in futuro vediamo cosa salta fuori. Quindi quest'anno, magari nel 2021, ho in programma un po' di progetti, però col tempo adesso verranno fuori. L'idea di fare concorrenza a Gollini e Leao, che sono usciti con un disco trap. Sì, beh, diciamo, se si può fare concorrenza, no, non li ho ancora ascoltati tra l'altro, quindi Leao forse sì, l'avevo sentito, andrò a sentirmeli per carpire un po'. Non ti sei perso molto, questo ci teniamo a dire. No, Gollini sì, adesso ho capito Gollini, certo me la ricordo, però Leao no, non l'ho ancora sentita bene. Mentre in televisione ti vedremo ancora, a parte su Video Sicilia? No, in televisione, beh, adesso quest'anno col Covid è stata un po' una mazzata per tutto il settore, quindi anche Caduta Libera avremmo dovuto sicuramente fare un po' di puntate anche dei campioni, arriveranno in futuro sicuramente quando passerà. Mentre a breve, diciamo un piccolo spoiler, mi vedrete avanti una puntata serale che diciamo sarà fatta speciale una domenica sera, e poi chi mi segue sui social vedrà un po' le informazioni appena sarà il momento. Perfetto, quindi andate a seguire Nicolò su Instagram, donmelo21. Proseguiamo con il Milan e mi attacco alla tua fede bresciana per parlare di Tonali, giocatore che hai seguito per diversi anni, per tre anni giusto al Brescia, sì? Sì, 2 o 3. 2 e mezzo, 3 comunque. Giocatore che al Milan sta dividendo un pochino, qualcuno ci crede ancora, qualcuno ci crede ma pensa che siano troppi i soldi che richiede l'investimento globale. Cosa vuoi dirci tu su Tonali? Tu ci credi ancora, pensi che possa migliorare visto che l'hai visto giocare più di tutti noi sicuramente? Ma è sempre una domanda ostica, perché sai, noi non siamo prima di tutto nella mente del giocatore, perché tanto fa la condizione mentale, soprattutto a quest'età. Quindi penso che al Milan lui, da quello che vedo sia dai TG che dai suoi profili, è felice e si sta adattando. Poi il primo anno ha fatto anche cose buone, poi questo per essere un po' più delicati. Sicuramente ha fatto tante prestazioni dove ci si è chiesti appunto il perché dell'investimento, però io per come l'ho visto giocare, se tornasse a quei livelli fidati che era tanta roba. Poi la Serie B è diversa dalla Serie A, questo è sempre un passaggio difficile, come mi ricordo la Padula in Serie B era stato devastante, al Milan ha toppato anche lui. Quindi io gli auguro, essendo così giovane, che nei prossimi anni possa veramente un po' come Barella accendersi, diventare, anche perché ne abbiamo bisogno anche per l'Italia. Però nel senso, ci sono giocatori che purtroppo è sempre stato così, rimarranno magari sempre eterne promesse. Ma quando c'è stato il trasferimento di Tonali, che quest'estate c'è stato un periodo, si diceva Milano-Inter, se ti avessero detto Nicolò, Tonali va al Milano all'Inter, ce la fa o non ce la fa a imporsi? Io ero convinto all'Inter all'inizio, penso a te. Quando è arrivata la notizia io non ci credevo. Ma eri convinto potesse imporsi? Ai tempi quando se ne parlava io appunto ho detto chi lo prende fa l'affare della vita, perché sai, eravamo galvanizzati, lo avevamo avuto qua a Brescia, l'avevamo visto dal vivo, e cioè per noi bresciani era un po' il nostro talento, era normale che pensassimo avrebbe spaccato il mondo. Poi questo non è detto che non succederà, il primo anno sicuramente è stato un po' deludente, però io gli do fiducia, ecco, questo sì. E lì è un altro che la pensa come te, che ha grande fiducia in Tonali, e gli dici la tua. Sì, a me Tonali piace molto, io l'avevo detto subito ai ragazzi che secondo me l'acquisto era stato un ottimo acquisto, Sono ancora convinto che le potenzialità per diventare un giocatore molto importante le abbia. Chiaro, sta sempre a lui dimostrarlo. Io avevo detto anche all'inizio, non mi aspettavo un rendimento grandissimo la prima stagione. Mi aspettavo non un tipo di prestazioni del genere, cioè non picchi bassi e picchi alti o comunque nella media. Mi aspettavo sempre prestazioni comunque nella media, perché il primo anno me lo sarei aspettato molto di ambientamento. Poi è chiaro che comunque io non ho la sfera di cristallo, come non ce l'ha Nicolò e come non ce l'ha nessuno, quindi ci si può solo augurare che le promesse le mantenga. Un bel segno della croce, speriamo di aver speso bene questi soldi. Un altro invece che al contrario di Tonali sta riscuotendo grande successo con praticamente la totalità dei milanisti che esige il suo riscatto anche per cifre abbastanza alte, ovvero 28 milioni, è Tomori. Eli, lui ti sta piacendo o lo rispediamo al centro? No, Tomori è un bel prospetto. Tra l'altro prima sono andato a buttare la spazzatura, me lo sono trovato di fronte che mi stava marcando, non so come abbia fatto. No, comunque scherzi a parte, sicuramente un giocatore è quel tipo di difensore così forte fisicamente e così veloce che è una scommessa che farei sempre. Poi secondo me è da disciplinare ancora tanto, perché spesso fa uscite a vuoto. Riesce a recuperare quella forza fisica e quella velocità, però è da sgrezzare un altro pochino. Però secondo me il potenziale da coltivare c'è e andrebbe coltivato, perché sarebbe un peccato non sfruttarlo. Nicolò, tu invece hai visto Tomori, come ti sembra? È un giocatore che ha una caratteristica che hanno in pochi, la velocità. Sì, ma soprattutto proprio l'enfasi, ho visto, a me è piaciuto molto, cioè, soprattutto perché io sono dell'idea di un difensore in generale deve avere, come un po' Romero all'Atalanta, quel piglio. Poi certo, come hai detto, può sbagliare l'intervento, magari recupera, magari no, però piuttosto di avere un difensore alla Romagnoli dell'ultimo periodo, perché poi Romagnoli non è sempre stato così, che preferisce sempre temporezzare, ma prima o poi il gol lo prendi, soprattutto se magari manca chi era a fianco. Quindi Tomori, le sue caratteristiche, a me è piaciuto tantissimo, anche nella partita col Napoli l'avevo visto, ce l'avevo contro al Fantacalcio, quindi l'ho dovuto seguire fino alla fine perché dovevo gufare, però era anche su di testa, lo vedi che è presente, si impegna dal primo all'ultimo minuto, quindi poi fisicamente le doti fisiche contano ormai nel calcio moderno, quindi ha un gran fisico. Come ha detto, il catto ne vale la pena, in questo caso penso sia abbastanza chiaro. Assolutamente, come ha detto anche Don Fabio Capello, non uno qualunque, se io avessi avuto un giocatore con la velocità e con le qualità di Tomori lo avrei sempre messo titolare a prescindere, ed effettivamente con le partite che ha fatto in queste settimane, come dagli torto. Nicolò, tu mi hai già detto prima che il Milan lo vedi ancora in corsa per lo scudetto perché non è mai finita. Tu Eli ci credi ancora, o forse tu Eli non ci hai mai creduto totalmente, quindi lo prendo qua. Perché ho sempre visto l'Inter molto più avanti nonostante i punti di differenza, poi non voglio fare un po' il guastafeste della situazione, perché è giusto godere le situazioni finché sia così in alto, però alla fine si vedeva che l'Inter aveva una ricorsa diversa e che comunque il Milan, per quanto stesse andando molto bene, prima o poi la situazione infortuni l'avrebbe pagata. Quindi personalmente non ci ho mai creduto, sono sempre stato l'idea a testa bassa che quest'anno c'è assolutamente da tornare in Champions, quindi non inizio a crederci adesso che siamo distanti 9 punti. Allora Eli, però ci sarebbe una scappatoia e chiedo alla regia la grafica numero 6, sempre opera tua Eli, questa settimana ci hai messo l'inventiva. Ci sarebbe una scappatoia per cercare di rimontare sull'Inter, no? Certo, se l'Inter continua così non giocando si può vincere anche lo scudetto, l'ha detto anche Dalot, no? Se vinciamo le prossime 10 possiamo vincere lo scudetto, sì, se vinciamo le prossime 10 e l'Inter non gioca effettivamente si può vincere lo scudetto. Parafrasando un allenatore del quale abbiamo parlato prima, ovvero Lino Gattuso, un giorno per dimostrare la banalità di una frase detta disse: se mio nonno aveva 3 palle era un flipper. Come dagli torto, ovviamente, cioè Dalot in queste settimane ha rilasciato interviste clamorose del tipo quello col Verona è stato il mio gol più bello in carriera, cioè praticamente Dalot ha fatto 5 gol in carriera, di cui 2 con il Porto B, per cui cioè, ci avrà messo non so quanto a scegliere questo gol, ma lasciamo perdere, fa parte del personaggio. Allora, chiuderei il discorso Serie A con la grafica 3, quella della parte bassa della classifica, e chiedo proprio al volo a Nicolò per la lotta a salvezza chi vede già spacciato e chi vede ancora in corsa per rimanere in Serie A. È una bella domanda questa, forse più bella della parte alta della classifica, perché quest'anno è molto molto combattuta, soprattutto cioè ci sono squadre che alla vigilia del campionato non ci si aspettava, questo più che altro, quindi trovarne una non è, sai, la classica le tre neopromosse, magari una diversa. Cagliari, Parma, Torino sono tre squadre che non ci si aspettava, quindi ti dico Parma e Crotone forse qualcosa in meno, nonostante il Parma abbia fatto secondo me un buonissimo mercato a gennaio, però ci vuole tempo, quindi non era detto che nel solo girone di ritorno riuscisse a riprendersi. Tra Cagliari e Torino, dato che la sfida è lì al momento, io vedrei forse leggermente avanti il Cagliari, perché ha una rosa forse anche più rodata, però deve riprendersi. Il Crotone lo diamo spacciato, non ce ne vogliono, però. Il Crotone, guarda, io certe cose mi sono sempre stato un fan, ancora dei tempi dell'imitazione di Medi Networks, però obiettivamente, cioè c'ho anche simile al fantacalcio, gli ho dato fiducia, però lui non mi sta tradendo, ma è difficile vincere quando la difesa prende così tanti gol, cioè anche l'ultima col Bologna la devi portare a casa, ti fai rimontare. Purtroppo sono poi episodi che a lungo andare ne sbagli una, ne sbagli due, la salvezza diventa impossibile poi. Mentre se dovessi proprio sceglierne due che vanno indietro insieme al Crotone, quali sono le due che vedi peggio? Proprio io vedrei Parma e Torino al momento. Col Cagliari che riesce a risorgere. A farcela, secondo me sì. Sarebbe stato particolare, ancora più interessante, se il Benevento avesse perso con la Juve, perché di fatto sarebbe stato risucchiato indietro. Dopo una prima parte sensazionale il Benevento ha un pochino perso i colpi, ma i 3 punti a Torino a sorpresa sono stati veramente super pesanti. Andando in chiusura, ragazzi, settimana prossima non ci sarà il campionato, ma ci saranno le nazionali, con l'Italia impegnata con un triplo impegno, ovvero Lituania, Bulgaria e Nord Irlanda. 3 partite proprio da non perdere, no? Mi viene da dire, io non sono grande appassionato della nazionale, però Nicolò, vuoi dirci qualcosa sull'Italia? La segui solitamente? Io sì, diciamo, poi se non ho di meglio da fare in questo periodo siamo a casa, quindi la seguirò tutte e 3 le sere, però magari sai quando si usciva ai tempi, quando si usciva la stessa sera Italia e Irlanda del Nord, magari anche no, me la guardavo il giorno dopo. Non ce ne vogliono i giocatori dell'Italia e dell'Irlanda del Nord. No, la mano alle notifiche del telefono, quella c'è sempre, perché sai, l'Italia si segue, però adesso che siamo a casa me le guarderò, comunque sopperisce alla mancanza della Serie A, se si può. Eli, tu cosa farai? Ti guardi la nazionale o vai di serie TV Netflix? No, io la nazionale la guardo sempre, soprattutto nell'ultimo periodo, perché io sono poi dell'idea che il calcio debba sempre intrattenere. L'Italia, secondo me, visto, altro che Adani, che l'Italia debba sempre intrattenere, e l'Italia sta facendo un bel calcio e quindi io mi diverto a guardare l'Italia. Poi è vero che molto spesso non segnano neanche con le mani, però c'è un po' da... Ma mi è venuta così una roba, ma tipo nelle nazionali di pallamano se non segnano, dicono non segnano neanche con i piedi. Cioè, era brutta, però mi è venuta sta roba. Vi ho visti congelati, quindi va bene, basta, andiamo oltre, continuo Eli, scusa. Niente, le vedrò anche aspettandomi magari qualche goleada, qualche attaccante che si riprende, visto che anche quello che segnava di più... quantomeno nel club, in nazionale non molto, come Immobile, non sta facendo granché neanche con il club quest'anno, quindi speriamo in belle partite. Ultimissima domanda, perché hai nominato attaccanti nazionali, la faccio a Nicolò. Ibra torna in nazionale svedese a 39 anni, anche lui giocherà 3 partite abbastanza tranquille, Estonia, Kosovo e non mi ricordo la Georgia. Ritorno di Ibra, giusto? Poteva risparmiarselo, poteva andare ma solo agli europei? Come l'avresti presa fossi milanista? Quindi non ho seguito, non so se è stato chiamato lui, penso, ha fatto la richiesta. Praticamente Ibra aveva, tra virgolette, litigato con l'allenatore. Esatto, lui non condivideva le teorie dell'allenatore della Svezia, un po' l'età, una cosa e l'altra, si era fatto da parte. Adesso hanno ricucito il rapporto e Ibra ha scelto di tornare. Fossi stato in Ibra e fossi un tifoso milanista, cosa avresti detto? Forse però poteva aspettare fine anno, visto che si è spaccato 50.000 volte negli ultimi periodi. Da tifoso milanista, certo, la capisco, da amante del calcio mi farà piacere rivederlo, però sai, sicuramente sono tre partite sulla carta, come dici te, agili, però l'infortunio è dentro l'angolo quest'anno, quindi no, dai, speriamo in bene. Però speriamo che sono tutti. Il tifoso milanista sarà, forse segue più le partite della Svezia di quelle dell'Italia. Possibile, bene. Va bene ragazzi, siamo arrivati in chiusura di questa sesta puntata, vi diamo appuntamento ovviamente a mercoledì prossimo ore 21, inizio con ringraziare Elia Liuzzi che mi ha accompagnato in questa serata, grazie Eli. Ciao a tutti, grazie a te. E grazie speciale lo faccio a Nicolò che è stato davvero disponibile, competente e piacevole da ascoltare, grazie Nicolò. Grazie. Alla prossima. Un saluto a tutti gli amici di Kalinic Borini e altri supereroi a P-Web Radio e Video Sicilia. Vi aspettiamo tutti mercoledì ore 21 con A Bordo Campo. Ciao a tutti! Ciao! Ciao!